La RAI su internet ha un dominio molto articolato. RAI.tv è il portale multimediale della RAI da cui si ha accesso a tutta la programmazione RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3, più una serie di canali tematici. Ci sono sia programmi che vanno in onda attualmente sulla RAI, sia materiali d'archivio presi dall'archivio delle Teche RAI, quindi c'è un'offerta piuttosto varia. Navigando su questo telecomando si accede alla diretta dei canali normali RAI 1, RAI 2, RAI 3, la diretta di RAI News 24, RAI Sport più, insomma praticamente tutto si può vedere qua. Abbiamo un canale dedicato ai comici con una playlist quotidiana, la Fiction ovviamente, il RAI che è un punto di forza. Questo è invece dedicato ai programmi di viaggi e paesi, di approfonditi itinerari vari nel giro del mondo. Questo è la scienza e la tecnologia. Poi per i libri e la letteratura, in questo caso c'è molto di più sul web che in TV. Questo è uno su mille che è stato lanciato in occasione della fiera e che si occupa di biografie di grandi personaggi. Questo è dedicato ai narratori italiani contemporanei e ce ne sono tantissimi, come potete vedere, da Camilleri a De Luca a Caro Figlio, Faletti, Paolo Giordano, Lucarelli, Lidia Ravera, Carlotto ed altri. Questa sezione invece è dedicata ai protagonisti del Novecento, quindi è basata di più su materiali d'archivio, quindi abbiamo Calvino, Montale, Gadda, Ungaretti, Pasolini. È un progetto cross-mediale che nasce già come progetto per essere declinato sulle varie piattaforme di distribuzione, quindi nasce per il web ma va bene anche per l'IPTV, bene per la TV, quindi è stato studiato in modo che a partire dagli stessi materiali si possa proporre una programmazione diversa adatta al mezzo di trasmissione. Come vedete, insomma, è molto ricca l'offerta, cioè, centinaia di ore di TV in continua crescita, mese per mese cresce sempre di più.